È iniziata Hellas Verona Juventus, sedicesima giornata della Serie A Team Vision 2019-2020. Pasini deve inseguire Bonansè, che può scappare qui sulla destra. Poteva essere più generosa qui Pasini. Intanto Bonansè, il pallone è messo dentro, diventa buono per Zamanian, che rientra, va a calciare e trova la traversa. Caruso vede dall'altra parte Bonansè, controllo incredibile di Bonansè che entra in area di rigore, il tiro, forcinella, palo di Bonansè. Cantore che cercava la profondità, ancora Meneghini, questa è Meneghini. Sì, c'è bisogno di tutti oggi davvero, bravissimo Baldi, bravissima perché ha rotto il raddoppio, lasciate. Attenzione intanto Bonansè, traversa della Juventus. Presente e vegliare su queste possibili ripartenze, su queste possibili palle sporche, perché insomma la Juventus era ancora imbattuta ma non è imbattibile. Attenzione allora a Bonansè, perché è pericolosissima ora la numero 11 della Juve con il gol poi di Juronen, che va a sbloccare il risultato quando siamo al 47esimo esatto. Peccato perché mancava praticamente nulla alla fine del primo tempo, si poteva andare gli spogliatoi sullo 0-0. Invece ci dobbiamo purtroppo commentare un vantaggio della Juve che insomma chiamare immeritato sarebbe sbagliato, perché la Juve ha creato veramente tanto. Ecco qui il fischio, è iniziato il secondo tempo. Con la voglia giusta Lionna, la battuta della punizione, Cantore tocca di testa, Giuliani con le mani, Sembrant cerca ancora Bonansè, Bonansè punta Zanoletti, Bonansè in area di rigore, sterzata, il tiro, Forcinella si distende. E mentre la metà campo il Verona, che però riparte meglio. Pallone messo in mezzo per Girelli di testa, questa volta è il gol della Juventus, il 2-0 al 26esimo, scoccato in questo momento. Lazzari che era tornata bene a chiudere la diagonale, attenzione però. Bonansè cerca il fondo, rientra, brava Lazzari solo per un attimo però. Bonansè all'indietro per Caruso, Zanoletti, pallone ancora vivo per Sofì Jung e Pedersen, che firma il 3-0 delle bianconere. Pallone in mezzo per Staškova, che tocca Forcinella, ancora Staškova. 4-0 per la Juventus. Sardo doveva liberarsi prima del pallone, trova invece Staškova che l'ha anticipata, si è fatta forse anche un po' male Rossella Sardo. Finisce qui, termina qui la partita con la Juventus che si impone per 4 reti a 0.